Signori, cordiale buonasera a tutti i presenti qui, siamo in diretta dalla Cina Marconi di Agina sui 101 MHz per tutta la Sicilia centro orientale con Radio Agina International, mentre in diretta video tramite internet in radioagina.it grazie anche alla regia di Sicilia Web Channel. Allora, con noi oggi qui accanto a me appunto il signor sindaco del comune di Agina, il Nicola Gagliardi, vicepresidente della provincia di Enna, e il presidente dottor Viola. Bene, siamo qui per l'introduzione e la presentazione di questo importante convegno per quanto riguarda questo outlet. Passo subito la parola al sindaco di Agina, architetto Santilippo. Io credo che c'è molto da dire su questo centro commerciale, perché diciamo, il lavoro che l'amministrazione ha portato avanti ha portato appunto alla conclusione questo grande progetto di insediamento commerciale nel nostro territorio, che rivoluzionerà secondo me quella che è l'economia del nostro paese, anche perché diciamo, cambierà molto per quanto riguarda diciamo, l'aspetto commerciale. Credo che la previsione di affluenza dei clienti in questo centro commerciale presenta dei numeri notevoli, come appunto 3 milioni e mezzo di clienti all'anno. Questo è un fatto importante che deve farci pensare molto e deve innanzitutto fare in modo che i nostri concittadini, i nostri operatori locali, i nostri commercianti, i nostri operatori turistici devono organizzarsi per poter accogliere diciamo, questo flusso di persone e offrire quello che di meglio c'è. L'accordo commerciale, che noi, l'accordo di programma che abbiamo fatto con l'amministratore delegato, il dottore Viola, in merito alle assunzioni del personale, è un altro punto importante che il comune ha raggiunto, che appunto si prevede nell'accordo di programma la preferenza nelle assunzioni di persone di Agina. Perfetto, questa è una breve introduzione, è il tempo di accomodarci sul palco e diamo inizio ufficiale al convegno di oggi. Non solo ceramica, pavimenti, rivestimenti, bagni ricercati per firme, qualità e design innovativi. Per la qualità delle piscine Busart, garantite totalmente per 30 anni. Non solo ceramica, e anche tutto per l'edilizia. Allora, innanzitutto io credo sia doveroso ringraziare quanti hanno contribuito per la realizzazione di questo progetto. Innanzitutto ovviamente gli imprenditori che hanno scelto il nostro territorio per investire il loro denaro. Un'idea importante è nata appunto perché il nostro territorio ha una sua centralità, è stato determinato attraverso le isocrone che appunto il centro commerciale può essere raggiunto con un tempo medio di un'ora, un'ora e dieci da tutte le parti della Sicilia. Questo è un elemento che ha fatto sì che appunto si investisse ad agire questa e si realizzasse, diciamo, questa idea. Il fatto che appunto questo territorio è raggiungibile in così poco tempo da tutta la Sicilia è ovvio che comporta un flusso di persone, dicevo, di 3 milioni e mezzo di utenti all'anno in questo centro commerciale. E questo comporterà uno sviluppo notevole per la nostra, non solo per il nostro comune, ma anche per l'intera provincia, perché diciamo, questo flusso di persone porterà appunto commercio e denaro. Per la realizzazione di questa idea hanno contribuito sicuramente in maniera molto fattiva l'ufficio tecnico, il dirigente attualmente in carica, che è l'ingegnere Gagliano, che ha collaborato in maniera molto fattiva e veloce per quanto riguarda questo aspetto della variante urbanistica e per quanto riguarda tutta la procedura della concessione edilizia. Va dato anche merito al responsabile dello sportello unico, che è il comandante del corpo di polizia municipale,
e sicuramente la fattiva collaborazione con tutti gli enti a livello provinciale, mi riferisco alla soprintendenza, ai beni culturali, ai vigili del fuoco, alle strutture sanitarie, alla forestale, tutti hanno lavorato con grande voglia di realizzare questo progetto che a breve sarà presentato con le immagini, per dare un'idea anche di che cosa uscirà fuori. Meglio di me diranno cosa comporterà, il dottor Viola dirà cosa comporterà dal punto di vista anche occupazionale, diciamo, la nascita di questo centro commerciale, e anche dal punto di vista della possibilità di poter esporre i nostri prodotti all'interno di questo centro commerciale. Andate nell'accordo di programma che abbiamo fatto e sottoscritto, si prevede, oltre che la preferenza delle assunzioni diciamo nel nostro territorio, anche la possibilità privilegiata di poter appunto mettere in mostra quelle che sono le nostre produzioni. Quindi questa è una grande occasione per le nostre imprese, perché finalmente avranno la possibilità di poter far vedere i loro prodotti, ma soprattutto avranno uno sbocco di mercato di notevole entità, uno sbocco di mercato che sicuramente farà crescere quelle che sono le nostre attività legate al territorio. E sempre nell'accordo di programma si prevede anche la valorizzazione dei nostri beni culturali, e quindi credo che una finestra del nostro paese in questo centro commerciale sarà una cosa ottimale e positiva per il nostro comune. È il frutto di un lavoro che è durato diversi anni, che è stato realizzato anche attraverso la collaborazione fattiva di un gruppo di consiglieri comunali che mi hanno sostenuto in questa idea, e credo che anche a loro va il ringraziamento. E, diciamo, io credo che meglio di me le immagini daranno un'idea di quello che si è fatto e si realizzerà a breve scadenza nel nostro territorio. Spero che il dottore Viola ci darà anche notizia sulla data di inizio dei lavori, perché molti pensano che è una favola questa cosa, molti pensano che finisce come il parco tematico di Re Barbuto, sul quale io non intendo esprimere nessun giudizio, ma io credo che questa invece è una cosa fattiva. Già sono stati acquistati i terreni, la società ha già speso fior di quattrini per acquistare i terreni, quindi credo che non stanno scherzando, stanno facendo sul serio, e credo che questo dimostra che la collaborazione con questi imprenditori e con l'amministrazione comunale è appunto arrivata a un punto tale che siamo quasi all'inizio di lavoro. Io ringrazio la società nella persona del dottor Viola per questa scelta che avete fatto ad Agira, e spero che i cittadini, tutta la comunità enneta avrà un beneficio dalla nascita di questo centro commerciale, anche perché abbiamo avuto in questi ultimi giorni contatti di altre imprese che vogliono insediarsi nel nostro territorio, e appunto per questo noi abbiamo proposto nella variazione del piano commerciale che tutta la fascia del nostro territorio aderente all'autostrada venga destinata a insediamenti commerciali e produttivi diciamo futuri. Quindi grazie a tutti, agli intervenuti, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri che hanno sostenuto questa iniziativa, e grazie agli imprenditori e alla provincia che ha anche collaborato, e soprattutto al Presidente dell'ASI, l'onorevole Rabito, che ha fortemente creduto in questa idea e ci è stato a fianco con forza e con entusiasmo. Grazie a tutti. Non solo ceramica, pavimenti, rivestimenti, bagni ricercati per firme, qualità e design innovativi. Per la qualità delle piscine Busat, garantite totalmente per 30 anni. Non solo ceramica, e anche tutto per l'edilizia. Buonasera, io ho il compito di entrare un po' più nello specifico di ciò che stiamo provando a fare qui ad Agira.
vorrei anche cogliere l'occasione per spiegare perché questa scelta di questo territorio e la tempistica che abbiamo davanti per realizzare questo. Cominciamo intanto dal dire, una volta tanto voglio precisare di più rispetto a quello che diceva il sindaco San Filippo, noi in realtà non facciamo un centro commerciale ad Agira. Noi ad Agira abbiamo progettato una struttura commerciale che si chiama con un termine inglese, è una factory outlet. Che cos'è una factory outlet? La factory outlet è una sorta di piccolo paese